Ciao brava gente, oggi non parliamo di questo coltello che è un Victorinox della serie Cybertool Light per la precisione perché è quello con la luce, ma parliamo di questo oggettino che ho disegnato e stampato io con la stampante 3D. Allora, il problema dei Victorinox qual è? Che o te li tieni nello zaino o ci compri la custodia, oppure se pensi di tenerli nelle tasche dei jeans o dei pantaloni, comunque in genere si girano di traverso e nei vari movimenti ti vanno a rovinare i pantaloni. Quindi io cosa ho pensato? Ho pensato a questo sistemino qua per tenere il coltello dritto. Ora non so se ve la ricordate, aggiungiamo un po' di luce perché altrimenti non si vedrà bene il dettaglio. Praticamente metto il coltello in tasca, poi vengo su, faccio passare questo sotto la cintura, ok? E il coltello, forse non si è visto, vabbè, il coltello mi rimane comunque appeso alla cinta a un'altezza che lo tiene dritto in tasca e non si muove, cioè non si gira di traverso come normalmente e allora poi mi sgualcisce la tasca. No, lui sta lì in verticale e segue la mia coscia. Non è neanche troppo laborioso togliere e mettere. Adesso vi faccio rivedere che lo rimetto perché prima probabilmente non si è visto. Però come vedete anche solo con una mano il gioco è fatto. In più ha una lunghezza sufficiente che se io devo solo tagliare qualcosa non devo neanche sganciarlo. Apro la lama, taglio quello che devo tagliare qui, richiudo la lama e lo rimetto in tasca. Ok, ora vediamo un po' meglio questo aggeggino che ho disegnato e stampato. La pila non serve più. Per chi fosse interessato, questa qua ci ho fatto un video, ve lo metto nella scheda qua. Allora, vediamo questo. Allora, premessa, io lo uso anche come portachiavi. Ne ho un altro qui, vedete? A che cosa serve? Serve a fare questo. Lo può fare anche se non c'è la custodia. Questo. Io l'ho usato un sacco l'anno scorso, perché è un po' che l'ho disegnato, quando mi trovavo spesso a mangiare fuori. E allora per ammazzare il tempo, mentre mangiavo, mi mettevo lì, ce l'avevo nel portachiavi, e mi guardavo qualche video su YouTube mentre che mangiavo. Però trovo che anche in compagnia, tipo se siete in 2, 3, massimo 4, poi insomma, altrimenti ci fanno la televisione. Se ti trovi e vuoi mostrare un video che hai trovato ai tuoi compari, perché condividete la passione Victorinox, condividete la passione droni, quello che è comodo perché non devi tenerlo in mano, lo allontani un po', siete a un tavolino di un bar e lo vedono tutti, ecco. Secondo me può tenere anche i tablet. Perché siccome il cellulare me lo tiene in verticale così e ha ancora un ottimo margine, secondo me un tablet infilato di piatto lo può tenere. Vediamolo un po'. Allora, come design potrebbe somigliare un po' a me ricorda un po' una macchinina di quelle degli autoscontro. Comunque non è che conta più di tanto il design, conta che qua non rompe tanto le scatole quando lo metti qua per tenere il coltello e poi ha la sua seconda funzione. Inoltre, avendo un cordino, puoi anche pensare di usare il coltello così, se sei per dire da qualche parte. Adesso magari con questo in campagna non ci si va con uno Swisscan, però ti puoi evitare che ti cada il coltello se sei in una zona per esempio fangosa che fai qualcosa. Non è male. A me è piaciuto. Per chi lo volesse, dal giorno dopo quando pubblico il video ci metto il link in descrizione per scaricare gli STL. Lo metto il giorno dopo semplicemente perché il video lo carico come descrizione dell'oggetto che faccia capire a che cosa serve sull'host dove metto i miei design, che sarebbe Thingiverse. Niente, non so che altro dire. Ciao brava gente, spero possiate apprezzare, vi piaccia. È liberamente usabile, quindi scaricatelo pure e stampatevelo. Ciao!